La paura mia era che lui magari ne risentisse tanto, dico, Dio, un domani lo faccio stare qua, che mamma sono, dico, ma forse faccio bene, faccio male. Mattia, quando ci avrà 20 anni, forse potrà vedere il paese come se lo ricorda, come me lo ricordo io. Quanti? Due? Come fai con la manina? Fallo te, con la manina, due. O così, com'è che fai? Così? Così, così. Adesso le scosse si sentono di meno, però all'inizio si sentivano tanto di più e quindi lui comunque mi diceva: "Mamma, che è? Che è?" Tanti magari dicono: "È piccolo, non capisce, non se lo ricorderà." Comunque adesso al qualsiasi rumore, il vento, così, noi tante volte diciamo il brum brum, la macchina, ci inventiamo queste cose. Abbiamo proprio preferito stare qua. Forse per Mattia e forse è stato più lui il pensiero, perché dico, oddio, lui magari si rende più conto e forse è meglio che per lui vado via, che vede questo caos, questo. La paura mia era che lui magari ne risentisse tanto, dico, oddio, un domani lo faccio stare qua, che mamma sono, dico, ma forse faccio bene, faccio male. E invece ad oggi, secondo me, ho fatto la scelta migliore. Un minuto e mezzo ci siamo ritrovati resettati a zero. E adesso che gli diamo ai bambini come Mattia che hai visto prima? Cioè, sarà duro da qui a 20 anni, Mattia, quando ci avrà 20 anni, forse potrà vedere il paese come se lo ricorda, come me lo ricordo io, cioè come me lo sono ricordato finché ci sono stata. Spesa economica per riaprire l'attività è stata ingente, soprattutto perché, ecco, abbiamo fatto tutto quanto a spese nostre e il lavoro nostro e della famiglia. Uno ogni tanto pensa, magari chi me l'ha fatto fare perché siamo rimasti, però qui c'hai tutto. In queste montagne dove non c'è niente, perché tanti dicono che non c'è niente, però è la tua vita. Mi sono dovuta rimboccare le maniche e sono dovuta ripartire praticamente da zero a mie spese perché non volevo aspettare e non potevo aspettare i tempi che lo Stato, la Regione o chi per loro ci davano. Non siamo cuochi a tutti gli effetti, noi siamo degli operatori di ordine pubblico che comunque sì abbiamo questa passione che possa essere la cucina, l'arte culinaria, ci diamo da fare tutti quanti, messi insieme, dal carabiniere più semplice al maresciallo responsabile del gruppo e diamo una mano affinché insomma, la popolazione stia un po' meglio.